Oggi si è tenuto presso il Teatro Polifunzionale di Bianchi un incontro molto importante che ha riguardato il tema della disabilità, un tema di grande rilevanza e nello stesso tempo di grande sensibilità, e lo abbiamo organizzato perché domani ricorre la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. L'incontro è stato organizzato dall'Istituto Omnicomprensivo Bianchi Scigliano con il prezioso supporto della nostra dirigente, la professoressa Sara Giulia Aiello, e la collaborazione del Comune di Bianchi nella persona del sindaco Pasquale Taverna, che ci ha offerto fin dall'inizio ospitalità, grande cortesia e disponibilità. E l'incontro ha visto partecipi degli ospiti molto importanti. Il titolo di questo incontro era "Per un mondo più inclusivo", la testimonianza di Rossella. Infatti Rossella è il nostro ospite d'onore, una ragazza con disabilità motoria che ci racconta come vive nella quotidianità con grande naturalezza e normalità la sua disabilità. I ragazzi presenti in sala, i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado di Bianchi e Colosimi, e da remoto ci hanno seguito anche i ragazzi della scuola secondaria di Pedivigliano e di Scigliano, hanno seguito con notevole interesse la testimonianza di Rossella e hanno posto anche delle domande molto importanti, proprio perché hanno capito l'importanza della diversità, ma soprattutto hanno capito come queste persone con disabilità possano condurre uno stile di vita del tutto normale. Inoltre è stato di grande importanza la testimonianza dei ragazzi della classe seconda dell'IPSAS di Scigliano che hanno realizzato un video molto emozionante proprio perché hanno voluto dare testimonianza che nel nostro istituto comprensivo ci adoperiamo ogni giorno, quotidianamente, tutti gli insegnanti, non solo i docenti di sostegno, ma gli insegnanti tutti, per creare un clima altamente inclusivo, e quindi anche la realizzazione di questo video è servito proprio per testimoniare come anche i ragazzi con disabilità, anzi soprattutto i ragazzi con disabilità, non devono essere discriminati perché hanno la possibilità di vivere con naturalezza e normalità soprattutto le loro diverse abilità. E inoltre sono stati invitati due rappresentanti dell'Unitalsi, Francesco Bonaddio, un carabiniere che ha ideato il laboratorio inclusivo del Reventino, e la signora Barbara. I loro interventi sono stati molto emozionanti perché non solo hanno raccontato dei loro viaggi a Lourdes, del trenino bianco e di come loro si occupano con amore e dedizione per le persone con disabilità, ma con le loro testimonianze hanno sensibilizzato i ragazzi, che anche in questo caso hanno posto le loro domande, hanno chiesto come possono rendersi utili, come possono avvicinarsi al mondo del volontariato, e in tutto ciò è stato molto importante anche l'intervento del sindaco di Bianchi, il professor Pasquale Taverna, che ha deciso, spinto da questa giornata molto importante, di iniziare una sorta di monitoraggio nel territorio per venire a conoscenza in maniera più dettagliata e approfondita delle persone con disabilità, per cercare di agevolarle nel modo più possibile e per aiutarle a condurre una vita normale e per cercare di rimuovere queste barriere architettoniche. Concludo dicendo una frase di Rossella, la nostra ospite, che se ci fossero meno barriere mentali si potrebbe già evitare di proporre delle leggi affinché si potessero evitare le barriere architettoniche. Con il nostro incontro di oggi, cioè il nostro obiettivo era proprio quello di sensibilizzare i giovani al volontariato, ad apprezzare e a valorizzare la diversità e le diverse abilità di ognuno di noi. Grazie.